Simon. Voglio sapere chi ha fatto uccidere il commissario Candani. Voglio sapere se è la cupola che ha dato quest'ordine. Fermo! Tropocandropia, torno in Italia. Non starò via molto tempo. Voglio avere il quadro completo della partita. I dati del problema, la posta in gioco, le forze in campo. Ora si mette a sedere, signor Licata. Non mi chiamo Licata, mi chiamo Davide Pardi. Anni fa ero un agente di polizia, facevo parte della squadra del capo della mobile Giorgi. Ne ha mai sentito parlare? La squadra di Giorgi fu sterminata. La Piovra 5, regia di Luigi Perelli. Domenica 14 ottobre, ore 20:40, Rai 1. Vi ricordo che dopo il telegiornale la serata di Rai 1 proseguirà con il secondo tempo del film Via col vento. In chiusura di serata poi andrà in onda la terza puntata del programma a cura del Dipartimento Scuola Educazione, Poesia, il canzoniere di Francesco Petrarca, Rime scelte. Dai laboratori Garnier la formula più dolce, shampoo ultra dolce alle piante. Io sono molto esigente, anzi, ultra esigente, e anche per i miei capelli. Così scelgo ogni giorno ultra dolce alle piante. Per me non c'è formula più dolce e i miei capelli sono più morbidi, sono più luminosi. E il merito è di ultra dolce alle piante. Shampoo ultra dolce alle piante, garantito dai laboratoire Garnier Paris. Nuova Renault 19 Chamat. Iniezione multipoint 107 cavalli. Tutto, anche il servosterzo è di serie. Nuova Renault 19 Chamat. Fortemente tua. Dalla trasmissione TV La voce una chitarra, il disco di Roberto Murolo, 50 anni d'artista in 18 canzoni, con musiche di Dalla, Conte, Paoli, e un duetto a sorpresa con Renzo Arbor. Roberto Murolo, una voce una chitarra. Su dischi, cassette e compact disc, Phonit, Cetra. Qualcosa di irresistibile vi aspetta dai concessionari Citroën. In tutte le BX troverete 10 milioni di finanziamento senza interessi in 15 mesi. E in tutte le AX, 8 milioni senza interessi in 15 mesi. Informatevi dai concessionari Citroën entro la fine del mese. Il teatro è il mio mondo. Grandi autori, personaggi straordinari. Per scoprire questo mondo, oggi c'è Teatro. Teatro, una prestigiosa collezione di monografie, audio e videocassette. In edicola Pirandello con il berretto a sonagli a sole 14.900 lire. Buonasera. Una politica di bilancio rigorosa per arrivare ad un attivo nei conti pubblici a partire dall'anno prossimo, senza contare naturalmente gli interessi sui debiti già maturati, un forte sostegno allo sviluppo e la lotta all'inflazione, questi i criteri ispiratori della manovra economica del 91 approvati dal Consiglio dei Ministri. Per la prima volta dopo molti anni, nel 91 i conti pubblici segneranno un avanzo primario in termini di cassa di 8.100 miliardi. Per ricondurre il fabbisogno pubblico a una cifra compatibile con gli obiettivi di sviluppo, il governo ha messo a punto una manovra da 48.000 miliardi, 20.500 di maggiori entrate, 19.500 di minori uscite e 8.000 miliardi fra minori interessi sul debito pubblico e cessioni di beni dello Stato. Vediamo adesso i contenuti della manovra.
Con 6.800 miliardi di minori uscite, la sanità è il settore dove i risparmi delle spese statali saranno maggiori grazie alla riduzione dei costi di gestione dell'assistenza e all'eliminazione delle forme di spreco. Per i pensionati, il meccanismo di esenzione dal ticket resta così com'è. In attesa dell'annunciata riforma previdenziale, il governo ha deciso che gli uomini potranno scegliere di lavorare fino a 62 anni, anche se hanno già maturato i 40 anni di contributi, le donne fino a 57 anni. Sul fronte delle entrate, queste le novità. Dal prossimo anno saranno deducibili soltanto gli interessi sui mutui della prima casa. Le nuove rendite catastali slitteranno al 92, cioè sulla dichiarazione dei redditi del 1993. La deducibilità dell'ILOR scenderà al 75% e sarà introdotto un acconto IVA da versare entro il 20 dicembre. L'imposta di bollo verrà abolita per le prestazioni più frequenti. Negli altri casi si passerà a 10.000 lire. Per la prima volta, a partire dal 15 dicembre, verranno tassati gli utili di borsa, il 20%, ridotto al 12,5% se tra l'acquisto e la vendita delle azioni sono passati più di 18 mesi. Per finanziare la cassa integrazione straordinaria, infine, i datori di lavoro pagheranno lo 0,6% e i lavoratori lo 0,3% dello stipendio. La drammatica vicenda di Vicarelli in provincia di Livorno ha subito nelle ultime ore un'improvvisa tendenza al pessimismo. I malviventi continuano a tenere in ostaggio l'orefice dopo aver liberato ieri l'altro ostaggio. Ma colleghiamoci con Stefano Marcelli. Gli ultimi notizie, Marcelli. Sì, la situazione è ancora quella che tu descrivevi. Ieri sera a quest'ora la gente di Vicarello aspettava la liberazione di uno degli ostaggi. Stasera non si sa più in realtà cosa si aspetta, si fronteggia la posizione dei rapitori che insistono e chiedono un'auto e quella del procuratore capo della Repubblica che l'ha ripetuto poco fa, non gliela darà. Nel pomeriggio c'è stato un altro tentativo di convincere i rapitori ad accettare la trattativa, a sbloccare. È venuta qui Angela Corradi, una terziaria francescana che si occupa di recupero di detenuti, che ha un passato come ex donna del clan Vallanzasca. Ha parlato per mezz'ora, la vedete, faccia a faccia con i rapitori, tentando di convincerli, ma neanche lei, come la madre, la compagna dei due banditi, è riuscita ad ottenere niente. Quindi ancora un'attesa, ancora il braccio di ferro, ancora il gioielliere in mano ai banditi che sembrano sempre più determinati ad andare avanti così. Linea allo studio. Grazie Marcelli. Il caso Orfei al centro dell'intervento del Presidente del Consiglio Andreotti, che oggi alla Camera ha risposto ad interpellanti sui rapporti dell'ex consigliere di Demita per la politica estera con i servizi segreti cecoslovacchi. Al quesito se Orfei era o no un informatore dei servizi segreti di Praga, Andreotti ha risposto facendo una distinzione tra veridicità delle accuse e autenticità dei documenti a carico del politologo. Sulla veridicità il Presidente del Consiglio non è entrato nel merito, affermando che spetta alla magistratura accertarla. L'autenticità, invece, dei documenti che accusano Orfei sarebbe confermata da varie fonti, secondo le quali Orfei sarebbe stato affiliato ai servizi di Praga il 5 ottobre 1987 e gli incontri avvenivano a Roma, a Piazza Fiume, il primo lunedì di ogni mese. Andreotti ha escluso il complotto del governo contro Orfei, ma ha confermato il pieno rispetto delle procedure e delle competenze, come detto Orfei. L'ex consigliere di Demita ha replicato sostenendo la sua assoluta estraneità alla vicenda e tantomeno di essere stato affiliato ai servizi di Praga. Gli incontri con i diplomatici cecoslovacchi, ha ribadito Orfei, erano occasionali, non avevano intese predeterminate. In azioni destituite di fondamento, così Walter Veltroni della direzione comunista ha smentito le voci secondo le quali il nuovo nome del PC sarebbe Sinistra Democratica, con il sottotitolo Partito dei Progressisti e dei Comunisti Italiani. Secondo Veltroni, l'esercizio di indovinare il nome e il simbolo della nuova formazione politica è mosso dalla volontà di determinare confusione. Il dilagare della criminalità organizzata e le collusioni tra mafie e ambienti economici e politici sono problemi che non possono essere sottovalutati, al sud come a Milano e in Lombardia. Occorrono uomini, mezzi e volontà per fronteggiare il fenomeno. Giorgio Lamalfa, segretario del Partito Repubblicano, ha detto queste cose a Milano dopo un vertice con i rappresentanti della giustizia e dell'ordine pubblico. Detto con chiarezza all'onorevole Andreotti che dopo la denuncia giusta del capo dello Stato il governo doveva immediatamente indicare come far fronte.
e non è ancora pronto. E quindi questo è un punto interrogativo sul governo Andreotti, l'ho detto con molta chiarezza. Se noi non vediamo una politica adeguata nel campo dell'ordine pubblico, noi non possiamo restare in questo governo. Decisa la posizione sulle ultime vicende a Milano. Queste sono malattie progressive. Malattie progressive, cioè se un'infiltrazione, se in una amministrazione pubblica c'è un esponente politico, due esponenti politici che sono disonesti, e questo inquinerà le strutture funzionariali sottostanti le amministrazioni che sono delegate, e la volta successiva, dopo qualche anno, ci saranno più amministratori disonesti e più strutture bacate. Bush ha ribadito per l'ennesima volta che gli iracheni devono ritirarsi dal Kuwait, lo ha detto l'emiro in esilio kuwaitiano Al-Hamad al-Sabah, ricevuto alla Casa Bianca. Bush e il Pentagono hanno riconfermato l'intransigente atteggiamento verso Baghdad, verso cui gli Stati Uniti non lasciano via di scampo. I soldati di Saddam Hussein devono tornare sui loro passi, liberando un paese indipendente e sovrano, fino al 2 agosto, quando i carri armati iracheni invasero il Kuwait. A conclusione della seconda conferenza europea della Confederazione delle Organizzazioni Familiari Aderenti alla Comunità Europea, i ministri degli affari sociali della CE, accompagnati dal ministro del lavoro Carlo Donat-Cattè, sono stati ricevuti in Vaticano nella sala del Concistorio da Giovanni Paolo II, che li ha intrattenuti in cordiale colloquio. Il Papa ha detto che le strutture che maggiormente incidono sulla vita sociale sono la scuola, le organizzazioni sindacali e la famiglia, che resterà sempre la scuola di umanità più completa e più ricca di valori. Alberto Moravia è stato sepolto al cimitero del Verano a Roma, nella tomba di famiglia, coperta da una semplice lapide in marmo. Moltissima la gente che ha partecipato ai funerali civili in piazza del Campidoglio. Il Vaticano, che di per sé già una sorta di raccolta d'arte su scala urbana, si è arricchito di una nuova opera. È una grande scultura di Arnaldo Pomodoro, collocata al centro del cortile della Pigna. Nel Rinascimento qui sorgeva una fontana, poi ne prese il posto la base della colonna di Antonino Pio, quindi un monolite, e poi una colonna ancora. Insomma, poca pace per questo ambiente a cui posero mano, tra gli altri, Bramante e Michelangelo. Adesso, con questa grande sfera, il cortile dovrebbe aver raggiunto la sistemazione definitiva. Arnaldo Pomodoro ebbe la prima idea di quest'opera negli anni 60. Da allora l'ha molto elaborata per metterne le dimensioni in rapporto con gli altri elementi dell'ambiente. Il diametro della scultura, una volta realizzato il bronzo, è risultato di 4 metri. Dal Rinascimento fino al tramonto del Barocco, i papi furono grandi committenti d'arte. Poi, anche per le vicende della nostra storia ottocentesca, questa caratteristica andò perduta. In tempi recenti fu Paolo VI a rilanciare l'arte in Vaticano, e la rinnovata tradizione, come dimostra quest'opera, sembra tenere. Le previsioni per domani su tutte le regioni: cielo sereno o poco nuvoloso. Qualche addensamento nuvoloso locale temporaneo al sud. Temperatura in lieve aumento sulle regioni tirreniche. Grazie per l'attenzione, l'appuntamento a DG della notte. A domani. Al Mulino Bianco, la ruota dei regali porta grandi novità. Che meraviglia, cos'è? È il Mulino delle Meraviglie, guarda dentro. Il gioco d'acqua, il paroletto. Il labirinto, gli scacchi. Anche il flipper, ma quanti sono questi giochi? 15 tutti diversi. Che meraviglia! Raccogli i chicchi su tanti prodotti del Mulino Bianco Barilla. Tutte le merende valgono doppio. E per la mamma, la nuova tovaglia ricamo 91 con 6 tovaglioli. Fermati al Mulino, scegli il tuo regalo. Il mio nome è Bon. Pat Bon. Tra le patate sono fenomenale. In ogni impresa eccezionale. Perché son K-Chips, la super novità ripiena di ketchup. Pat Bon. Super ripiena, super croccante. K-Chips, la nuova, la più strabiliante. Pat Bon. Pat Bon. Ogni patata un'idea. Da Findus. Con i 5 cereali di Kinder Colazione Più, con quel gusto di cacao che ti tira un po' su, puoi partire.
Per una partenza alla grande, Kinder Colazione Più, ai 5 cereali. Y10 LX, a ciascuno la sua. Sapete perché Maria Teresa Ruta ha scelto la Y10 Fire LX? Perché ha un'eleganza così naturale. Y10 piace alla gente che piace. Ehi, è tempo di Ringo Chrono Watch, un fantastico orologio che si trasforma subito in cronometro sportivo. Sì, Ringo Chrono Watch, in regalo da Ringo Pavesi, merenda ufficiale dei Ringo Boys. Questo mercoledì su Topolino, Paperino vigile urbano. Zio Paperone e l'inghippo di Super Sippo. Minnie e il problema ecologico. E tantissime altre storie, giochi, curiosità. Topolino, le ore più belle della settimana. Se usi un condimento pesante, i tuoi piatti diventano pesanti. Nuovo Foglia d'Oro, invece, è l'olio di mais, in bottiglia di vetro, che dona un sapore nuovo e più leggero ai tuoi piatti. Nuovo olio e margarina di mais Foglia d'Oro, insieme per un vero trattamento di leggerezza. Per i miei capelli con permanente, io voglio la morbidezza, ma non solo. Così ho scoperto il balsamo Energans, che alla mia permanente dà in più il massimo dell'elasticità. Energans, formula dell'Oreal specifica per capelli permanentati, dà morbidezza e insieme elasticità. Finalmente, con Energans la mia permanente rimane davvero bella, più a lungo. Balsamo Energans dell'Oreal. Morbidezza ed elasticità ai capelli con permanente. Il teatro è il mio mondo. Grandi autori, personaggi straordinari. Per scoprire questo mondo, oggi c'è Teatro. Teatro, una prestigiosa collezione di monografie, audio e videocassette. In edicola Pirandello con il berretto a sonaglia a sole 14.900 lire. La nuova tovaglia Ricamo 91. Il nuovo mulino, quello delle meraviglie. Averli è facile, perché tutte le merende valgono doppio. Scegli il tuo regalo al Mulino Bianco Barilla. Ottobre. Corrono i cavalli, piovono i miliardi. Al Gran Premio Città di Montecatini, appuntamento con la fortuna. Lotteria Nazionale di Montecatini. Primo premio 2 miliardi e centinaia di milioni in palio ogni settimana. Metti la fortuna nelle tue mani. Compra subito il biglietto. Montecatini, da quest'anno, fa bene anche alle finanze. Ok, fammi guidare, così mi passo. Se l'avete fatta arrabbiare, come farete poi a negarle la guida della vostra Lancia Dedra? Pensateci la prossima volta, perché, si sa, ogni scusa è buona per guidare una Dedra. Ah, ciao, Roccia! Ehi, sei tornato! Vado a svegliare papà e mamma. Ah, lasciamoli dormire. È così presto. Ho proprio bisogno di un buon caffè. Vedrai che questo ti sveglia. Ah! Tutta la casa si sveglia con l'aroma di caffè splendido. Così ricco di caffè di montagna. Che fisico ti sei fatto! L'hai detto, sbarbato. Marco! Bentornato. Accanto a te. Qualcosa si profila all'orizzonte. La voce corre per le praterie. I segnali sono sempre più chiari. È Ringo.
Devo correre a cercare la cartella. Con Tringo si vincono 36 Fiat Tipo, 12 Fiat Croma 2000 e una grande carovana di altri premi. Tringo, volta pagina alla tua fortuna. Gioca a Tringo con il resto del Carlino, La Nazione, Il Tempo e Magazine Italiano TV. Hello, my friend. If you wish a fresh emotion, Goya Bianca is the sweet, so fresh and tender. Living in a white land. Tenero confetto ripieno di freschezza. Voglia di freschezza. Voglia di tenerezza. Voglia bianca. Ottobre 1962. Enrico Mattei, presidente dell'ENI, è vittima di un incidente aereo. Una morte sospetta che toglie di mezzo un personaggio scomodo. Per i giorni e la storia, i primi 10 anni di pace, Jean-Marie Volonté in Il caso Mattei, sabato 20:30, Rai 2. Seguirà un dibattito sulla figura di Enrico Mattei. Peugeot 205, un amore di numero. Questo è l'alfabeto musicale che vi voglio presentare. Dalla A alla Z, tutta la canzone italiana in un solo dizionario. Una grande opera diretta da Renzo Arbore. 3600 voci della musica leggera, da leggere e da ascoltare. In edicola col primo numero, anche Il meglio di Battisti. Curcio Editore. Qualcosa di irresistibile vi aspetta dai concessionari Citroën. In tutte le BX troverete 10 milioni di finanziamento senza interessi in 15 mesi. E in tutte le AX, 8 milioni senza interessi in 15 mesi. Informatevi dai concessionari Citroën entro la fine del mese. Goodbye. Da quest'anno, alle scuole elementari, c'è una nuova materia, l'inglese. Good Morning Osvaldo, il corso d'inglese della RAI per bambini da 5 a 10 anni, vi aspetta in edicola. La prima videocassetta con l'album e vocabolario e un fascicolo da leggere e colorare a sole 22.500 lire. Good Morning Osvaldo, davvero una good idea. Immagina infiniti chilometri di serenità. Immagina di contare in ogni momento, dovunque tu sia, su tanta sicurezza in più. Soccorso stradale, auto sostitutiva, SOS telefonico. Immagina di poter prolungare questa serenità fino a 3 anni, belli come il primo giorno. Non è solo immaginazione. È la nuova super garanzia Fiat. Super garanzia Fiat. Andare sempre, pensieri mai.